Ok, sta registrando, vi voglio dire, Usule va via e torna. Facciamo il video ora, così aspetta e finisce quello e dopo, prima o tardi o quando scura o a sera, facciamo un altro. Io tutti i giorni faccio i video per voi. Lo sto facendo con la maglia della Juve, questa qua, eccola qua. Il video, ok? Guardate. Con la maglia della Juve. Dopo lo faccio con quell'altra maglia della Juve, numero 7 di Cristiano Ronaldo. Questo è normale, c'è scritto solo la lettera della Juve e scritto Juventus qua. Io tifo la Juve, la Regina Italia. Tre squadre, fino alla fine, fino alla morte. Io vi voglio dire a voi in questo video e mettete mi piace, seguitemi quando vedete e niente, quando vedete e così guardano tante persone, i miei fan e sono il loro idolo. Iscrivetevi al canale, bello a tutti ragazzi e niente, dal vostro Enrico Pasquale, pratico QDT e l'accendo sulla O, ho 30 anni e sono di Motta San Giovanni, provincia di Reggio Calabria. Sono un bravo uomo, un bravo ragazzo, ancora sono giovane e faccio i video per voi su YouTube. Andiamo. Ora in questo video raccontiamo tante cose, ho fatto barzellette, cose strane. Vabbè, in quell'altro video e non mostro qua là, un radio, lo stereo che va nei GD, quelle grandi che sente la musica. Me lo mostro dal secondo video. Questo lo faccio così normale, parliamo con Robego o parlo io, cose nuove, non le stesse cose, ok? A me mi piace, saluto le persone che loro sono contenti e guardano i miei video e saluto Marco La J, Lucio del Nord, Alcolix, Assunta, dopo è Fabio, Valentina, Mausete 3, Over, dopo Simone, Jody, Rubino, ho detto giusto, sì, che sono italiano con la bressa di dialetto, Davide Rubino e Cristina Martovello. Ciao belli, baci, saluto anche quelle che parlano sempre a sera, che mi vogliono bene e niente, salutiamo a Valentino, a Francesco, a Andrea, e Antonio e Salva, ciao belli e niente, sono persone normali anche voi, che io sono un bravo numero uno e sono qua. Vi voglio dire John Zina yo Menenzini Cucus Tamamao. Saluto anche quegli altri YouTuber, saluto Lion che mi conosce, saluto anche Murri, Jumpet, Mick Groscia, voglio dire Mick Groscia, Mick, ciao Mick, ciao, vabbè, un nome strano, lo so dire, lo sbaglio non fa niente, io mi scuso, mi perdonatemi, mi dissocio e ho detto il nome strano di quello che mi conosce. E niente, saluto anche Mario, ciao e tutti voi. Aspettate, metto pausa e torno. Ok, saluto anche Stormy, ciao e tutti voi, quelli che mi conoscete su YouTube, con l'altro YouTuber che fanno i video. Io le faccio sempre e andiamo avanti che voglio dire cose nuove. Andiamo, va. E sono qua in cucina. Che io oggi ho mangiato un riso. Oggi ho mangiato un riso, dopo ho mangiato un panino con pomodoro e un bicchiere poco di Coca-Cola. Che la Coca-Cola si deve bere poca perché fa male. Bevete sempre acqua che fa bene al corpo, l'acqua e la salute. Mangiate di meno, anche che facciamo la dieta. Si deve mangiare poco, non è che si deve mangiare assai,
ci sono persone strane che mangiano assai o mangiano poco. Guardate la vostra salute e la vostra vita, non mangiate troppo, non guardate la televisione vicino, voglio dire, voglio mostrare la televisione quella, perché guardavo lì, e voglio dire, voi quando ho registrato i video, mettete il bastone in selfie lontano, o quando guardate la televisione mettetevi lontano con la seggia, perché e mettete vicino dopo perdete la vista o dovete fare occhiali. Raga, state lontani dalla televisione quando guardate una serie TV, cartoni o medio o sport, calcio, state lontani dalla televisione, così non perdete la vista e dovete fare occhiali dopo. E dopo non vedete bene quando le cacciate, vedete nebbia. Io ce l'ho perché tanto mi sono messo un poco vicino e ho fatto. Ce l'hanno le persone occhiali, ci sono quelle che hanno occhiali vicino, in lontano. Io non mi ricordo se ce l'ho quelli vicino o in lontano questi, vabbè. E così dopo c'ho quelle altre scure che si attaccano qua a calamita. Le mettete quando viene il sole degli occhi, mettete quello là scuro dell'estate e non viene il sole degli occhi. Io ve lo dico, e stasera non so che cosa mangio. Mi diamo un panino con che lingua ho detto? O un panino con pomodoro o la pastina di nuovo o altre cose, i cose ripieni o cornetto e cose che fa la dieta. Andiamo, metto pausa e andiamo in quell'altra parte e ci vediamo tra poco, ok? Qua sotto trovate tutti i link di Amazon, c'è la mia lista che tutti i sire metto qualcosa. Voi? Ok raga, io volevo dire che qua sotto, l'ho detto prima, scusatemi, sono fermato che sentivo cani e era fuori... quelle là che porto di pecore in giro a mangiare a erba e vabbè, scusate, ho messo pausa e pensate qualcosa strano, non è vero, state tranquilli. Vi voglio dire che qua c'è il link dei gameplay, il sabato e la domenica carichi i giochi, io tutti i siri metto qualcosa su Amazon, mandatemi col postino, non col corriere, quell'altro link di Amazon e niente. Andiamo a fare questo video, sex e voi che facete. Parliamo della mia squadra. Io quando ero piccolo, anni fa, io tifavo solo l'Italia o la Regina. Anni fa, no aspetta, forse anni fa quando ero piccolo, crescevo, tifavo solo l'Italia. Dopo crescevo, tifavo un'altra squadra, la Regina, dopo ora... in questa ora tifo la Juve, che a me mi piace, vinciamo le coppe, le scudetti, la squadra è potente. Ora è entrato un altro giocatore, non so uno o due, non so, la Juve sta comprando altri giocatori, a me mi piace e vanno nuovi giocatori. Dybala è andato in un'altra squadra, vabbè, è il mio preferito e non è più della Juve. E vabbè, Giorgio Chiellini è andato via, non gioca più o è andato in un'altra squadra, dopo me lo dicono i miei fan, le persone che sono il loro idolo. E poi parliamo di tante squadre che sono meglio, ci sono un po' quelle che sono scarse, ci sono quelle che stanno facendo allenamento, vabbè. Che io dico la verità, che si deve ridere un sorriso. A me, che io non ho giocato mai, io giocavo sempre con i miei amici o con i miei cugini, per sopra, qua, a pallone, così, ai passaggi. Una volta, anni fa, a Torino, al campo della Juve, ho giocato con i miei cugini. Anni fa, sono passati anni quando ho giocato. Vabbè, andiamo, va. Così, questo lo faccio ora, così aspetto e si carica quello e faccio un altro, che io tutti i giorni faccio i video per voi, che io prego sempre a Madonnina e a Gesù, che io non le dico le stesse cose su YouTube, io le cambio,
le persone che sono bravi, che mi aiutano e guardano i miei video e mi contattano in privato e parlo con loro, mi faccio i video saluti, vocali e boh, andiamo, va. Ok, diciamo a Robot Eco, dopo vi racconto un'altra cosa. Eco, quanti gradi ci sono a Motta San Giovanni? In questo momento, a Motta San Giovanni Italia, la temperatura è di 30 gradi Celsius. Per stasera, okay, la minima prevista è di 23 gradi. Buona serata. Ok, vediamo che ora è. Eco, che ora è? Sono le 4:38 del pomeriggio. Avete sentito? Sono i 4 di pomeriggio. Ora lo sto facendo questo, che sto aspettando che si carica quello, così metto questo a caricare e faccio un altro. Faccio due. Tutti i giorni faccio uno. Faccio, registro uno. Quando finisce quello, registro un altro. Tutti i giorni. Che a me mi piace. A me mi piace porto tutti i giorni. A voi piace porto uno sì, uno no, non sempre, io le porto tutti i giorni, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, la domenica. A me mi piace così, porto nuovi contenuti, 2022, che siamo a luglio, non è che porto le stesse cose. Io voglio dire a voi che io, perché cambio contenuti e racconto tante cose, voglio dire questo fatto. Quando ero piccolo, quando crescevo, quando avevo pochi anni, 9 o 7 o 9 o 10 di meno, quando ero a scuola o quando ero in quello centro, io guardavo tanti film in televisione, guardavo quelli di paura, i horror, i film horror, quelli che fanno paura. Una volta mi sentai quei vecchi video, vabbè, non i video, i film in televisione, quando ero piccolo, bambino. Io, quando ero bambino, avevo paura dei film, quelli là che facevano paura. E dopo mi sono imparato, crescia e me le sono guardate di nuovo. E ora me le guardo, sono grande, ho 30 anni e me le guardo e non ho più paura. Quando ero piccolo avevo paura dei film, quelli che facevano paura. Ora sono grande e mi guardo quelle che voglio, quelle di paura, e tutti i maneri, i film, serie TV. Ah mia. Avete visto, raga? Seguitemi, dai. Seguite qua a me, ok? Iscrivetevi al canale, bella a tutti ragazzi, un like, seguitemi quando andate e niente. Trovate il link di Amazon qua e niente, andiamo, va. Basta così, che non voglio dire le stesse cose. E dopo non pensa a niente e andiamo dritti. E boh, vabbè, chiudiamo il Robot Eco. Ah, raga, sentite parlare la mia famiglia che stanno riposando. Non c'è nessuno qua, dove vedete che c'è qualcuno qua. La mia famiglia sta riposando il pomeriggio, o riposando, o io faccio i lavori, mi faccio la doccia, mi riposo, dopo o gioco o faccio i saluti, a mattina faccio i lavori, un giardino, zappavigna. Ma io l'ho detto anni fa a loro, o in un video, o sulle storie, o in diretta, e vogliono venire con me a zappare la vigna, o vedono come pulizzo qua, devo portare questi due contenuti insieme o a parte. Che faccio? Pulizia qua, come si pulizza e si lava a terra e le porte. Io tutti i giorni faccio i lavori qua, devo fare il primo video che faccio pulizia qua, e dopo uno, o presto o dopo, facciamo uno a dove zappavigna. Devo vedere, le devo portare, devo prendere la tuta, quella famosa del vecchio video famoso del 2014, quando avevo 22 anni. Ora ho 30 anni, ora sono passati anni. Dopo c'era quell'altra intervista con quella persona del 2015 che conoscete voi, e dopo quell'altra di 2018, quello di Padova a Natale.
Vabbè, andiamo avanti, va, basta così, lo sanno. Bravi, cantiamo qualcosa, andiamo. Ok, io sto pensando, c'è il karaoke col testo e con la base. Poi c'è anche, posso fare un video, imparo alle persone come si balla la tarantella. Non la posso mettere e registro il video, dopo YouTube me lo cancella. Imparo i passati senza tarantella, senza, facciamo ASMR e faccio un rumore chi me gambi. Facciamo ASMR, come si balla la tarantella chi gambi. Questa è una bella idea. Io mi dissocio e mi scuso, perdonatemi, non è che dico stronzate. E poi voglio dire che saluto anche le mie principesse, che io la voglio la fidanzata, che io le amo, i miei fan, che io quando ero piccolo, quando crescevo, quando ero a scuola media a Motta San Giovanni, baciavo la mia compagna, mi ha baciato lei o l'ho baciata io quando ero piccolo, avevo guantali bianco e blu a scuola media. O l'ho baciata io o l'ho baciata lei, vabbè, o lei a me o io a lei, a mia compagna della scuola media, voglio dire, a scuola media, avete capito la mia lingua? Boh, basta, va. Ah, Gesù, Madonnina, aiutami. Io prego sempre a Madonnina e a Gesù. Boh, cantiamo. E la vita fa caldo assai, sono qui e non so che cosa volete, che io canto che la voglia dell'estate che è la voglia di cantare. Io tifo tre squadre, la Juve, la Regina e l'Italia, e non le cambio mai. Io cerco una fidanzata per me e c'ho anche i miei fan che mi seguono tutti i giorni su YouTube e sono il loro idolo e il migliore del mondo. E sono bravo, gentile, voglio abbracciare tutti i miei fan e sono qui per voi. È la vita che non sai, è la voglia di canto, è l'amore che non sai, e si ama tutte le persone che mi seguono tutti i giorni del mondo, che batte il cuore accendo allora. Io canto quanto voglio e non so cantare, canto a muzzo con le mie frasi della bocca. Io mi dissocio, ciao raga, ci vediamo la prossima e vi voglio bene a tutti voi. Ciao raga, e niente, iscrivetevi al canale, bella a tutti ragazzi, un like, seguitemi quando volete, e niente, trovate tutti i link di Amazon. E boh, questo l'ho fatto con questa maglia della Juve, dopo metto quell'altro e registro un altro con tutti i giorni, non con le stesse maglie, voglio dire, io ho queste maglie qua sono le stesse che sto registrando i video, sopra c'ho altri, quando c'ho il posto le metto qua o in quell'altro armadio, le porto e registro con quelle altre maglie che ce l'ho sopra a casa qua, la casa della mia famiglia, ma lascia mia. Quando ora mi sposo è mia, ok? E andiamo, raga. Lo registro qua che dopo tardi, vediamo quando finisce quello là che sta caricando, come sa ieri. Così metto questo a caricare e faccio un altro. E dico altre cose, non le stesse cose. Questo l'ho detto qua e ho cambiato frasi e ho detto cose nuove, 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 nuove. E un saluto a tutti e niente, vi saluto, vi voglio bene e mi mancate, sono qua io per voi, ok? Non lo voglio fare troppo lungo e niente raga, io vi saluto e mi scuso con tutte le persone e sto cambiando e ciao belli, ciao ciao raga.
Vabbè, basta così. Ciao raga. Ci vediamo alla prossima. Tutti i giorni video per voi. L'ho fatto troppo lungo. Vabbè, basta, dai. Mi dissocio, va.